Eccolo, eccolo, eccolo! Benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi siamo qui con i trucchetti, i life hacks più visti su TikTok. Visto che vi piace un sacco questa serie, ho deciso di portarvi un altro episodio. Non so sinceramente a che episodio siamo, tipo il quarto, non lo so. Non lo so. Fammi prendere gli occhiali da sole per la intro. Intanto là c'è anche una mascherina a petacolo, le mascherine più belle che ci siano. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Allora, non perdiamo tempo. Guardiamo subito sulla scaletta. Qual è il primo life hack TikTok più visto da riproporre? Mi raccomando, se siete nuovi nel frattempo, iscrivetevi e commentate con hashtag nuovo iscritto. Allora, per il primo life hacks TikTok viral, ci servirà un telefono, ok? E una moneta, una piccola moneta tipo da 2 centesimi, 5 centesimi. Perché come vedrete qua di fianco, io riuscirò a ricreare il cerchio perfetto disegnato sull'iPhone in un semplice modo. Ok, se voi volete divertirvi a fare dei cerchi perfetti, delle... com'è che si chiamano? Delle... Non mi viene il nome. Vabbè, dei cerchi perfetti nelle vostre storie, nelle vostre robe. Ora vi faccio vedere come fare. Allora, oltre al telefono dobbiamo avere ovviamente una cover. Tirar via la cover, mettere la nostra monetina in mezzo al telefono e infilarci la cover stando attenti a non spostarla. Come vedete qua c'è tipo una cunetta che ci permetterà di fare questo. Vedete il telefono come gira? È incredibile. Quindi andiamo su Instagram, nelle storie, mettete su senza tener premuto, lasciate stare che io ho il telefono in inglese, quindi c'è scritto hands free, teniamo premuto, 3, 2, 1, iniziamo a girare il telefono, mi è successo qualcosa. Allora, ci abbiamo qua il nostro schermo rosa, mettiamo il pennello, iniziamo a girare, mi dà errore. Allora, il mio telefono è imballato, quindi anziché farlo nelle storie lo farò qua su WhatsApp, tanto è la stessa roba. Scegliete un colore con il pennello, controllate che vada. Ecco qua una spirale, non è proprio perfetta perché il telefono continua a muoversi, però già avete capito. Basta che fate girare il telefono. E verrà una spirale. Adesso io non riesco a farla perfetta, raga. Però vi assicuro che sicuramente se voi provate voi verrà giusto. Riproviamo l'ultima volta. Ok, dai, più o meno. Basta che tenete il dito in mezzo, il telefono girerà e vi farà una spirale. Quindi se volete creare spirali, robe o disegni da mandare ai vostri amici in modo perfetto, questo è il metodo giusto. Quindi questo life hack funziona. Allora, il secondo life hack è un trucco che quando l'ho visto ho detto questo qua non può essere vero. Quindi andremo a provarlo perché io sinceramente non ci credo, ma proveremo. Se volete fare i fighi con i vostri amici, vincere scommesse in modo molto semplice o fare dei TikTok, dei video, quel cavolo che volete, vi insegnerò un trucco per fare la bottle flip. Avete presente quella dove flippate la bottiglia? E fare in modo che vi esca sempre. Ha dell'assurdo, eh? Dite, come cavolo è possibile? È possibile, almeno dal TikTok che vedrete qua di fianco, è possibile. Basterà semplicemente prendere la nostra bottiglietta d'acqua, mettere un pochino d'acqua come facciamo di solito per fare la bottle flip, però aggiungere anche del sale. Non chiedetemi per quale assurdo motivo possa funzionare, però a quanto pare funziona. Quindi, boh, proviamo. Allora, qui abbiamo la nostra bottiglia. In questo momento è senza sale, quindi noi facciamo così. Vedete, non è che flippa sempre. Non sta flippando ora. Ci vogliono un po' di tentativi. E dai. Ok, ha flippato. Ora vedremo se aggiungendo del sale flipperà sempre. Io ho qua il mio sale. Apriamo la nostra bottiglia. Non vorrei far casini, non so che succederà. Oh. Porca puttana, sapevo che non sarebbe stata una buona idea. Attenzione perché qua ho l'imbuto di barbuto. Ok, aggiungiamone ancora un po'. Allora, la spiegazione è che secondo me col sale fa peso e quindi si flippa più facilmente. Questa è la mia spiegazione. Non ne potrei trovare altre, sinceramente. Scuotiamo. Allora, abbiamo shakerato bene, ora proviamo. Uno. Due. Tre. Oddio, se arrivo a 5 di fila, raga, dovete iscrivervi e commentare almeno 5 volte che ho scritto Barbuto e Cappeone. 4. 5. Commentate con Barbuto e il Campeone. Vediamo a quanto arriviamo. 6. 7. Incredibile. 8. No, era 6 a 7. Boh. 9.
10, potrei andare avanti così all'infinito, ragazzi. Quindi questo life hack funziona. Potete fare fighi con tutti i vostri amici semplicemente aggiungendo del sale senza farvi vedere. Allora, invece, per questo life hack se TikTok birra blah, blah, ci servirà una birra. A me non piace sinceramente la birra, infatti l'ho preso solo per fare questo trucchetto. Invece io preferisco più gli alcolici normali, la birra non mi gusta. Comunque, c'è questo TikTok che continua a girare, che praticamente dando due colpi qua, due colpi qua e poi facendo così, in teoria si apre. Quindi ora proviamo. Non sta funzionando. Non sta funzionando. Oh, ragazzi, non sta funzionando. Aspettate un attimo. Mentre lo facevo mi è venuta la paura che mi arrivasse il tappo nell'occhio, quindi metto gli occhiali da sole. Sto diventando nervoso, non va. Forse sto usando il coltello sbagliato. Oh. Passiamo alle armi pesanti. Oddio. No. Fermati, 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 fermati. Ok. Oddio. È partito tantissimo. Ecco l'altro pezzo, ho imparato a sciabolare le birre. Quindi anche questo life hack funziona, però non è molto utile, vi dico la verità. Perché ho notato sta roba. Una volta aperta così la birra non possiamo berla, perché qua ci sono tipo dei pezzettini di vetro rimasti qui. E quindi è molto 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 pericoloso. Sentite che ci sono dei pezzettini che vengono via. Quindi non vorrei ingerire dei pezzi di vetro nel mio stomaco. Di conseguenza è un trucchettino bello da fare magari in video, robe così. Però funziona, ma non è molto utile. Anzi, potrebbe essere dannoso, quindi non bevete la birra così se la bevete. Allora, per questo nuovo TikTok life hacks viral, siamo usciti, ovviamente mascherina, pettacolo. Non potevo farla a casa perché sennò avremmo combinato. È giusto, avremmo, sì. Avremmo combinato un casino incredibile, incredibile. Quindi siamo venuti in questo parco, ora andremo un po' più là dove occhi non ci potranno vedere. E faremo questo esperimento. Mettendo il bicarbonato in questa salsa, che è ketchup piccante che sono andato a comprare apposta. In teoria potete schizzare, diciamo, con questo in giro. Se volete fare uno scherzo a un vostro amico. Se non avete il liquidator, questo è quello perfetto. Andiamo. Esperimento, attenzione ragazzi che ci stanno osservando dall'area cane. Non inquadriamo che poi mi vengono a prendere a casa. Allora, apriamo, vedete com'è nuova. Oddio, questo è ketchup piccante ragazzi. Mettiamo il nostro bicarbonato. Forse ne ho messo troppo, non lo so. Allora ragazzi, io faccio quello che ho visto nel video. Non so se è il modo giusto per farlo. Signorina, è pericoloso. Si allontani per favore. Già si sta gonfiando. Bro! Yeah. Si sta gonfiando. Oddio, non ha schizzato. Che schifo, puzza tantissimo di ketchup. Aspettate, riproviamo. Oddio. Sembra un vulcano, eh. Sembra un vulcano, guarda che roba. È un vulcano. Oddio, c'ho tutte le mani zozze. Apri il tappo. E niente. Non va più. Vabbè, questo esperimento è riuscito. Non come nel video, ma è riuscito. Io sono tutto in puso, ragazzi. Vuoi sentirlo dove? No. Non sembra neanche di ketchup. Ok. Zio, io ho bisogno di una mano. Con le mani che puzzano di ketchup siamo qui per l'ultimo life hacks TikTok viral. Tutto qua. Praticamente sta girando un botto su TikTok quel video che passano la mano davanti allo specchio e si trasformano. E tutti dicono, ma come hai fatto? Oh, ma come hai fatto? Oh, ma come hai fatto? Io qua vi metterò il mio risultato, qua di fianco. Non nel frattempo perché lo devo ancora fare, vado a vedere come si fa. Adesso vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere perché questo è speciale, eh. Questo è speciale. Vedete un barbuto? Un barbuto spettacolo. Devo calcolare un po' la musica. Ok, lo faremo con la musica di sottofondo. Ci siamo, eh? Praticamente bisogna mettersi davanti allo specchio. Avere un telefono che inquadri lo specchio. E poi, fate in questo modo, fate un po' di clip. Eh no. Mi manca la straccia, lo sgrassatore qua, qualcosa per i vetri. Cosa prendiamo? Prendiamo lo sgrassatore universale per il vetro. Ma butto pulizie. Ok. Ok.
Abbiamo fatto le cose così. Dopodiché bisognerà mettersi belli e quindi poi farlo in modo, cioè capito, dove si cambia. Quindi bisogna rifare la stessa cosa e con un programma per iPhone, semplicemente con TikTok, mettiamo in mezzo le parti belle, in mezzo a quelle brutte, e viene il risultato. Io ve lo metto qua di fianco. Io non ho bisogno perché sono sempre bello, quindi non vedo cambiamenti. Lo facciamo? Lo facciamo. Lo facciamo. Allora stoppiamo un attimo qua, ci mettiamo un po' bruttini, il codino in avanti, che non so se l'avete mai visto, questo qua è speciale dappertutto. Codino in avanti, lente collana, ci mettiamo un po' così, un po'. Ah, la mascherina la mettiamo. Così facciamo sempre pubblicità spettacolo gang. Aspetta. Wipe. Ok, un po' stupiti, no? Perché in teoria viene quello bello. Però c'è la parte di quello bello, quindi riprendiamo. Cerchiamo di metterci qua davanti alla faccia, ok? Davanti alla faccia, in modo tale che la copriamo per far bene la transition. Facciamo un po' di mosse, no? Un po' di mosse così. Ok, e ora il risultato, finalmente. Tanto c'è Matteo che era dietro la telecamera fino a poco fa. Questo era l'ultimo life hacks TikTok viral, super visto su TikTok, su ora anche su YouTube, grazie a Barbuto, sempre piaciuto. Noi ci vediamo venerdì con un prossimo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 esce un nuovo video su YouTube. Noi ci vediamo tutti i giorni alle 21 su Twitch, vi lascio il link in descrizione al primo commento. Mi raccomando, acquistate il merch di Barbuto che è sempre piaciuto, anche quello link in descrizione e nel primo commento. Ciao belli.